Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto voglio fare i complimenti a Gianni, a Luca e a tutti quelli che sono sbattuti per organizzare il raduno, perché io sono arrivato dopo lavoro stanco, provato, perché è stata una settimana pesante con lavoro, però mi ha fatto piacere comunque conoscere da vivo Dani, la Mary, Gianni, Luca, gli altri già li conoscevo. Purtroppo anche alla sera avevo un impegno che non potevo esimermi, ecco, e quindi non sono potuto rimanere alla sera. Questo un po' mi è dispiaciuto. Spero che gli altri non capiscano il fatto che delle volte ci sono delle impellenze che non puoi evitare. Detto questo, il clima era molto bello, molto familiare, mi salutava della gente che io non conosco, che magari ci conoscono via video. Io sono uno di quelli che, ragazzi, fa meno video di tutti e meno live di tutti, però la gente ti riconosce, fa molto piacere. Ripeto, il clima era molto bello, vedevo delle facce comunque, tra parentesi, felici di essere lì. Il tempo fortunatamente ha dato una mano, perché adesso c'è un tempo bruttissimo, magari c'era troppo caldo, ma purtroppo o l'uno o l'altro, avere la temperatura ideale è praticamente impossibile. Detto questo, ragazzi, ringrazio anche quelli che mi hanno contattato privatamente, che ho conosciuto lì, che mi ha fatto piacere dare un volto ai nomi che vedo lì sopra. Ho potuto salutare Stefano e ringraziarlo nuovamente per il regalo che mi ha mandato tramite Gianni. E niente ragazzi, adesso ci ributtiamo anche in questo mercato, sperando che la Juventus ci faccia il regalo di farci vivere una stagione positiva e non una stagione tribolata come le altre. Detto questo, ripeto, rinnovo i complimenti a Gianni e Luca e a tutti quelli che hanno saputo organizzare questa cosa qui, e spero nelle prossime di essere presente in modo stabile. Vi mando un abbraccio a tutti ragazzi, forza Juve sempre, iscrizione ai canali e benvenuto a Pix di nuovo, che ho visto che è ritornato tra noi e mi fa molto piacere. Un abbraccio a tutti e forza Juve ragazzi.